Bentornati amici di Vivere di Dividendi, nuovo appuntamento. Ancora qui abbiamo un ospite anche oggi davvero molto molto interessante. Infatti è venuto a trovarci Sonny Foschino. Ciao Sonny. Ciao, grandissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene qui. Abbiamo invitato Sonny perché lui, con la sua società e i suoi colleghi, ha fondato un bellissimo progetto che si chiama Elysium School. Dico bene? Elysium School, sì, esatto. E loro con questo progetto fanno tanta formazione sugli investimenti e sul trading in particolare. Quindi ho invitato Tony perché volevo fare con lui. Siamo infatti adesso all'interno di una miniserie di 4 puntate dove andremo ad approfondire queste tematiche di investimento e anche di trading per una ragione molto specifica. Sonny, te lo dico perché magari così ci aiutiamo anche a inquadrare quelli che sono gli Certo. obiettivi. Voglio conoscere la tua community, voglio capire che esigenze hanno, lo capiamo assieme a te, quindi. Assolutamente. Molto spesso mi capita purtroppo che mi venga chiesto magari dei consigli sul trading, tipo per esempio, ma adesso devo uscire a questo prezzo, cosa faccio? A questo prezzo entro e così via, che denotano molto spesso una mancanza di strategia di base, una mancanza di conoscenza del trading in generale. E questo è un primo aspetto che volevo appunto andare a colmare, almeno con questa miniserie di 4 video, quindi dare un po' di formazione. E contestualmente, dato che noi facciamo in generale come canale, mi occupo più di investimenti sul lungo periodo, ma anche qui l'unione dell'analisi tecnica e dell'analisi fondamentale ci danno, come sappiamo, ci dà un vantaggio competitivo sostanzialmente. E anche con te volevo andare poi ad approfondire quindi come possiamo fondere questi aspetti di analisi tecnica, analisi fondamentale ed eventualmente, se potrai, anche di analisi ciclica, che è un altro Ok, aspetto che voglio chiedere. quindi io penso che l'ultima lezione di queste quattro la dovremmo andare a fare proprio sui grafici, se tu sei d'accordo, così i ragazzi vedono anche nel pratico quello là che andremo a raccontare nel corso di questo mini viaggio. Che Assolutamente sì, quindi faremo 4 lezioni molto molto pratiche, quindi ovviamente troverete tutto poi raccolto in una playlist e possiamo anche cominciare adesso con la prima di queste 4 mini lezioni che invece vogliono essere comunque di alto valore aggiunto e di alto contenuto e ho capito che adesso ci parlerai in questa prima lezione di quelli che sono gli strumenti dell'investitore e del trader. Sì, esattamente. Oggi è una lezione appunto dedicata a quelli che sono gli strumenti di trading in maniera tale che dal momento in cui ci si approccia a questa disciplina lo si faccia in maniera professionale. Quindi per fare in modo che questo accada, per fare in modo che questo avvenga, è necessario innanzitutto andare a delineare alcuni aspetti salienti che passano da una prima domanda. In qualunque cosa andiamo a fare nella vita, si parte sempre da una domanda. Se io decido di investire, se decido di fare trading, quali sono gli strumenti che io ho a disposizione? Se uno vuole comprare una casa, sa che potrà comprare un loft, una villa, un appartamento, un ranch, qualunque cosa. Ma rimane sempre una questione essenziale. Bisogna scegliere. Qui allora subentra una domanda che generalmente i neofiti, perché noi abbiamo tantissimi ragazzi alle prime armi che seguono i nostri corsi, i neofiti in genere hanno sempre il problema di capire qual è lo strumento adatto un po' alle loro esigenze. Quindi questa lezione introduttiva è questo il discorso che voglio un po' affrontare assieme a te, provando anche ad affrontare alcuni di quelli che sono i problemi comuni che attanagliano quelle persone che senza né arte né parte si approcciano ai mercati e quindi perdono denaro. Perché ricordatevi che il trading è azione e come ogni azione comporta dei vantaggi e degli svantaggi, dei potenziali benefit, ma anche dei rischi non indifferenti. E allora noi faremo questo in queste lezioni. Io ringrazio veramente Vivere di Dividendi che ha dato l'opportunità a voi tutti di capire un po' alcuni concetti essenziali, perché noi proveremo a far questo, proveremo a marginalizzare il rischio.
Fissatevi bene in mente queste parole perché è fondamentale. Marginalizzare il rischio porta ad ottimizzare i profitti con qualunque strumento di trading andiamo ad operare. Un'altra cosa che volevo dire è che tutto quello che apprenderemo in queste lezioni in linea di massima è vero per qualunque strumento, perché ci sono alcune cose che di base sono vere sia per le azioni, sia per il forex, sia per le materie prime, e quindi sono concetti che inevitabilmente dobbiamo possedere e dobbiamo avere. Quindi se come dico sempre anch'io, ci vuole, in base ai nostri obiettivi, dobbiamo scegliere lo strumento giusto dalla cassetta degli attrezzi dell'investitore. È una metafora che calza perfettamente a pennello con quello di cui stiamo appunto parlando, esatto, anche perché come ben sai, e noi siamo comunque l'esempio lampante, io ora brevemente vi dirò un po' come sono arrivato io a fare il lavoro che faccio, ma ci sono tantissime persone anche all'interno della nostra school che svolgono il trading come seconda attività. Molti dicono: ma si può svolgere il trading come seconda attività, si può investire come seconda attività? Certo che si può fare, ma bisogna pur sempre andare a pianificare una strategia adatta e andare ad individuare quello che è lo strumento adatto, magari anche per quel profilo di investitore con meno tempo, che comunque ha una professione che gli impiega del tempo nell'arco della giornata. E lì poi che cosa facciamo con i nostri studenti? Andiamo a costruire una strategia a pennello, quindi cuciamo, è come se cucissimo il vestito addosso ai nostri studenti in base a quelle che sono poi le loro esigenze, punto numero uno, il tempo che hanno a disposizione, punto numero due, e il capitale di cui si dispone per iniziare ad investire, perché è una cosa essenziale, perché ci sono degli strumenti più rischiosi di altri. Quindi questo bisogna sicuramente tenerlo a mente. Perfetto, penso che abbiamo fatto un cappello molto completo di quello che andremo a Esatto. vedere. Sono molto curioso di imparare Bene. tutto quello che ci insegnerai. Io sono onorato di essere qui veramente, quindi spero che tutto quello che andremo a discutere sarà di vostro gradimento e sarà interessante. Possiamo partire, vai. Allora, come abbiamo avuto modo di introdurre, ci occuperemo di quelli che sono gli strumenti di trading e lo faremo anche parlando in linea di massima di quelli che sono alcuni consigli che è bene tenere a mente quando iniziamo la nostra attività di trading, soprattutto in questo momento con l'avvento di novità all'interno di quello che è il tessuto sociale. Il trading online diventa un'attività molto abbagliante, diciamo, è quasi un miraggio nel deserto. Chi non vorrebbe lavorare da casa, dal suo smartphone, dal cellulare? E quindi ci si butta a capofitto in progetti che poi più delle volte si rivelano essere o schema Ponzi o comunque broker che non hanno le regolamentazioni adeguate per poter appunto svolgere la loro funzione. La cosa essenziale da dire, ed è la prima cosa che mi va di dirvi, è chi inizia ad investire sui mercati finanziari ha un rischio maggiore rispetto ad una persona comune di perdere il proprio denaro. Questo è ovvio perché noi in questo percorso che andremo a fare immagineremo il mercato come una vera e propria arena all'interno della quale si scontrano gli ori, si scontrano i tori e gli orsi, e quindi uno scenario all'interno del quale noi vediamo una costante battaglia tra chi spinge il mercato al rialzo e chi spinge il mercato a ribasso. Intanto chi sono? Chiaramente è giusto che io mi presenti a voi, nonostante stia già parlando da un po', però è opportuno, prima di andare avanti, che vi racconti molto brevemente chi sono. Mi chiamo Sonny Foschino, ho 29 anni, ho un diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'AFAM, attualmente sono laureando in scienze delle relazioni internazionali e politiche, e da 10 anni a questa parte non perdo un solo giorno sui mercati finanziari. Sono il CEO di EliciumSchool.com, una realtà educativa che ormai si sta affermando d'impero nel panorama nazionale, che già vanta un curriculum di tutto rispetto, nonostante sia stata fondata solo nel 2016,
non perdo un giorno di mercato proprio perché dall'inizio di questa esperienza avevo capito che la cosa essenziale per poter andare a sormontare l'ostacolo e quindi andare in un certo senso a risolvere quello che era il mio conflitto. Il mio conflitto era aprire un grafico e non capire assolutamente niente. E allora, arrivati a quel punto, anche grazie a dei formatori ai quali sono grato per sempre sicuramente, ho capito che la costanza e la determinazione e il focalizzare gli obiettivi sono le tre cose che sui mercati pagano di più. Questo è uno dei motivi per cui ci sono tantissimi personaggi, ad esempio tra i trader più importanti del mondo, pochi erano partiti con l'intento di diventare degli speculatori, lo sono diventati successivamente quando hanno capito che erano vocati a quelli che sono gli affari, erano vocati ad una certa disciplina, erano vocati ad un determinato atteggiamento psicologico che li portava ad affrontare i mercati con serenità. Mi piace ricordare che il mio grandissimo amico Angelo Ciavarella, nonché docente di mercati finanziari all'Università di Greenwich, nel Regno Unito, racconta sempre un aneddoto molto curioso, ossia un amico suo, che oggi è diventato un amministratore delegato di un'importantissima società di investimento londinese, era un Marines ed è stato assunto all'interno dell'azienda proprio per la sua disciplina, per il modo che aveva di rapportarsi con tutto ciò che lo circondava. Quindi questo è un po' quello che io cercherò anche di trasmettere a tutti coloro i quali ci ascolteranno, cercherò di trasmettere a te che in questo momento stai ascoltando. Determinanza è determinante, la perseveranza e la costanza all'interno del mercato se si vogliono iniziare ad ottenere dei risultati. Noi qui, come sappiamo, la disciplina alla fine è una cosa assolutamente fondamentale, perché la strategia la puoi imparare anche, esatto, grazie a queste presentazioni come stiamo facendo ad oggi, però poi l'autoregolamentazione su se stessi, quella dobbiamo averla, dobbiamo autoregolarci o comunque essere disciplinati nell'applicare la strategia secondo le regole, non nell'improvvisare. Esattamente, è determinante questo, ma sai perché, come dici, noi possiamo imparare una strategia, è chiaro, ci mettiamo qua, facciamo una serie di lezioni, frequentiamo un corso di livello, riusciamo ad imparare una strategia. Il problema è che però le dinamiche di mercato si affrontano nella quotidianità, devi scendere nell'arena. È come se tu studiassi un combattimento a tavolino perché lo hai letto nei libri di storia dei grandi autori latini. E quello è un conto, l'altro conto è un conto è immaginarsi gladiatore, un conto è andare effettivamente dentro l'arena, ok? Quindi è fondamentale andare con perseveranza e dedizione a sbattere la testa proprio sui mercati per cercare di capire come funzionano determinate cose, sbagliando anche se è il caso. Nessuno è profittevole all'inizio, è molto difficile, perché allora bisogna differire fra bravura e fortuna del principiante, ok? La fortuna del principiante è il ragazzo che deposita, riesce a duplicare il conto senza capire assolutamente nulla di quello che sta facendo, ok? Mentre cioè la bravura si acquisisce con l'esperienza, si acquisisce con il tempo, si acquisisce utilizzando ad esempio delle piattaforme demo. Ora ci sarà chi sicuramente punterà il dito dicendo: ah, le demo qui lì non servono a niente. Io vi posso assicurare che non è assolutamente vero. È vero che le demo sono diverse rispetto ad un conto di trading reale, proprio perché giocando con dei soldi virtuali il discorso è leggermente diverso, ma se quei soldi virtuali si trattano con la stessa strategia e lo stesso criterio che avremo modo di insegnarvi anche all'interno di queste lezioni, il discorso già diventa leggermente diverso. E quindi la cosa da fare all'inizio è evitare di perdere soldi. Cioè, io qui riporto un po' la frase di Warren Buffett, molto chiara e concisa: la prima regola sui mercati è non perdere soldi, la seconda regola è ricordati la prima regola. Quindi le prime due regole sono la stessa identica cosa. L'obiettivo del trader è quello di non perdere soldi. E come fa a non perdere soldi? O investendo, speculando e traendo profitto, punto numero uno, o tutelando il suo capitale, tutelando il suo patrimonio. Per far questo bisogna passare da quattro pilastri essenziali.
Le prime quattro regole per non perdere soldi sono pianificare, gestire, preventivare e monitorare. Questo in particolar modo quando vi troverete sui mercati finanziari. Pianificare come si pianifica? Si pianificherà mediante uno strumento che si chiama trading plan, di cui avremo modo di parlare nelle lezioni successive. La gestione è una cosa che purtroppo io non posso farvi apprendere tramite slide. La gestione è un qualcosa che si apprende sul campo, si apprende all'interno di un conto trading, si apprende all'interno di quella che è l'operatività. Preventivare, è chiaro che tutte le strategie vanno preventivate, quindi vanno calcolate a monte, e a monte si deve andare ad estrapolare quel potenziale segnale, quel potenziale spunto di investimento per poi metterlo in pratica dal momento in cui, il mercato avrà raggiunto i livelli necessari per poter piazzare il nostro investimento. E poi il compito successivo è quello di monitorare. Queste quattro regole, quindi anche la questione del monitorare le proprie finanze, le proprie uscite, le proprie entrate, tenere un bilancio della propria vita, sembrano frasi fatte e rifatte, ma poi nella realtà concreta quanti di noi lo fanno? Sono io il primo molto spesso a dimenticarmi, a non averci voglia, a trovare delle altre attività più stimolanti rispetto al fare il bilancio della mia vita, però poi mi rendo conto che invece diventa essenziale anche far questo, e quindi fare tutta una somma di quelli che sono gli investimenti, le rendite attive, passive, i dividendi e tutto ciò che poi riguarda la vita di un investitore. Questo lo vediamo assolutamente, vediamo come anche per due mondi che sembrano tendenzialmente così diversi come il trading e gli investimenti, poi alla fine si basano sugli stessi principi, che perché se vogliamo anche vivere di dividendi ha come primo pilastro la pianificazione, sul monitoraggio, la gestione, ne abbiamo parlato tanto, sulle finanze personali, su come impostare i propri obiettivi, quindi come perseguirli. Quindi anche noi alla fine abbiamo parlato degli stessi principi sostanzialmente, quindi alla fine si converge in un certo punto di vista, perché stiamo parlando di investimenti e come nella vita reale i pilastri fondamentali, alla fine i principi fondamentali sono sostanzialmente analoghi, secondo me. È chiaro, evidentemente questo qua va, è l'ennesima dimostrazione che dove utilizziamo delle strategie evidentemente che poi partono da principi giusti, che poi sono i principi dai quali partono tutte le strategie di chi effettivamente con questo lavoro ci vive, ok? Cioè il trading è il mio primo lavoro, io vorrei precisare questa cosa qua, ok? Io potrei stare qui a fare i soliti spot, macchinoni, caviali, fiumi di champagne, a me non me ne frega niente di tutto questo, io me ne frego, proprio me ne stracafotto proprio di questo. A me piace lavorare in tal senso, aiutare gli altri ad arrivare a questo, mettendo a nudo quelle che sono le mie strategie, quindi quello là che io imparo lo metto a disposizione degli altri che poi, tu guarda caso, ottengono i risultati. Come sicuramente anche tu, se segui queste regole e quindi vai incontro ad una strategia abbastanza meccanicistica, si dice nel nostro ambito, prima o dopo, se sei riuscito a crearti un vantaggio competitivo a livello probabilistico, avrai la meglio sul mercato. Io su questo sono sempre convinto e molto ottimista. No, posso tranquillamente sottoscriverlo, perché valgono gli stessi principi anche quando ci si approccia agli investimenti, quindi avere una strategia, avere una pianificazione e poi soprattutto perseguirla in maniera, se vogliamo, anche meccanica, cercando di tralasciare tutti quelli che sono gli aspetti emozionali che molto spesso, anche se ci sembrano di buon senso, ma ci fanno prendere decisioni sbagliate. Esattamente. E i problemi in generale nel mio settore, perché qui parlo più che altro di quello che è il mio settore, quindi non tanto il mondo azionario, io opero molto con i CFD, opero molto con le opzioni, sì sicuramente anche le azioni, però diciamo che il metodo di approccio ai mercati più subitaneo sono i CFD. Ora nella piccola classificazione che abbiamo studiato per i ragazzi gli mostreremo tutto quanto, no? Come avevo detto, noi dobbiamo sollevare dei problemi e trovare delle soluzioni. E quindi quali sono i problemi di chi perde soldi nel trading? Il primo problema è non utilizzare gli stop loss e quindi non andare ad utilizzare quel livello, quell'ordine di mercato che mi permette di chiudere le posizioni dal momento in cui io avrò raggiunto una cifra, una perdita sotto la quale non voglio andare. Quindi io ho la possibilità di poter stabilire il mio money management a monte proprio grazie all'utilizzo degli stop loss.
Un altro problema è l'investire più di quanto si può. Quante persone si approcciano agli investimenti e nella realtà dei fatti investono più di quanto si possono permettere, o magari sono in una situazione economica di disagio e prendono gli ultimi risparmi e li buttano nel trading? Questo non lo dovete fare, ragazzi, non lo dovete fare, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Si investe dal momento in cui si sono riusciti ad accumulare dei risparmi, dei quali si va a destinare una percentuale per gli investimenti. Su questo io voglio essere chiaro, perché questi sono proprio i principi che noi insegniamo a chi frequenta un po' le nostre lezioni, i nostri corsi, e loro sanno benissimo che queste sono delle regole essenziali. Quindi investite quanto siete disposti a perdere, come dico sempre io, così vi troverete sempre, sempre in una condizione psicologica già di vantaggio, perché non starete lì in ansia per quel denaro che nella realtà dei fatti vi serve per vivere. Dovete investire i soldi che non vi servono per vivere. Su questo qua ribadisco, voglio essere chiaro, e ci torneremo sicuramente qualche altra volta nel corso delle lezioni successive. Poi rincorrere le perdite, cioè quando un trade è in loss, il nostro consiglio è quello di chiudere, quindi non andate a cercare di recuperare l'investimento, perché è proprio in quelle azioni di recupero, perché io ho perso, devo recuperare subito, devo recuperare entro stasera, entro domattina. Vi state soltanto facendo delle grandi seghe mentali. Voi, se subite una perdita, la dovete recuperare nel tempo. L'obiettivo di queste lezioni e l'obiettivo delle lezioni successive, delle occasioni che creeremo, sarà appunto quello: andare a creare una strategia. E poi creati anche un team, quindi cerca di non lavorare da solo, condividi questa passione con amici, con gente che potenzialmente può supportarti in tutto, e quindi avrai la possibilità di poter rendere il lavoro anche più piacevole. Quindi ricordatevi che tutto passa, e su questo concetto, se vorrete, poi approfondiremo, da quello che viene definito rapporto rischio-rendimento sui mercati. Voi dovete sempre calcolare quanto state rischiando e per quanti soldi state rischiando. Quanto sarà questo rapporto rischio-rendimento? 1 a 2 significa che io rischio 1 per avere in cambio 2. 1 a 3 rischio 1 per avere in cambio 3. Quindi che cosa significa? Significa, nel trading prettamente detto, che andrò a calcolare degli stop loss e dei take profit in base a dei parametri che sono studiati a tavolino, che proprio io studio sui grafici. Nell'ultima lezione di questo mini corso vi farò vedere sui grafici come funziona il rapporto rischio-rendimento, e ti farò vedere lo strumento che ci calcola in automatico appunto il rapporto rischio-rendimento. Quindi quando si utilizza una strategia legata al rapporto rischio-rendimento, io andrò a tavolino a calcolare il mio stop loss e il mio take profit. Quindi rapporto rischio-rendimento 1 a 3, quanto sto rischiando su quel singolo trade? 100 euro? 1000 euro? Perfetto, io so che il take profit dovrò andarlo a posizionare quando quella posizione avrà raggiunto 2000-3000 euro di guadagno. Se tra le varie cose questo lo si fa in maniera ragionata, vi renderete conto che potremo andare a costruire delle strategie di trading adatte anche per quelle persone che hanno pochissimo tempo e che quindi bastano 10 minuti al giorno per andare a monitorare una strategia di trading dopo che abbiamo imparato tutto nel dettaglio. La risposta è sì. Ci sono delle strategie di trading che richiedono anche 10 minuti al giorno, appunto per monitorare, pianificare e gestire quelli che sono gli investimenti che noi già abbiamo a mercato. Ricordate, volevo fare solo una piccola parentesi proprio, sì, per quanto riguarda stop loss e take profit, che sono stati degli argomenti che abbiamo trattato diverse volte, ci ho fatto anche un video a riguardo. Per esempio, io nella mia specifica strategia non uso stop loss e take profit. Ma perché? Non perché l'ho deciso di mia, così, perché mi sono svegliato un giorno e ho deciso di non metterli, ma perché c'è una strategia dietro che si basa appunto su non avere questi determinati parametri. Mentre ogni volta che purtroppo mi viene fatta una domanda dove mi chiedono: ma che cosa faccio? Devo entrare a questo prezzo? Cosa faccio? Devo uscire a questo prezzo? La mia risposta è sempre: ma tu lo stop loss e il take profit dobbiamo definirlo prima di cominciare l'investimento, non possiamo, certo, farlo dopo. Esatto. Quindi, prima di aprire una posizione, dobbiamo sapere di quella posizione quale deve essere il nostro stop loss, quale deve essere il nostro take profit, e solo così possiamo eliminare la parte emotiva e non domandarci ogni giorno
che cosa facciamo. Bravissimo, esatto. Che poi nel Forex, ad esempio, quindi con i CFD, tu stop loss e take profit sono degli ordini che metti a mercato e quindi ti danno anche la possibilità di rendere la strategia di trading, come dico io, semi-automatica, perché non devi andare più là a controllare o ad avere paura che non si chiude ad un determinato livello. In base al tuo studio fa tutto il broker, capito? Quindi è straordinaria come cosa. Assolutamente sì, perché ovviamente in questo caso stiamo parlando più di strategie legate al prezzo, all'andamento dei prezzi. Quindi una volta impostata la possiamo già rendere praticamente automatica in questo caso. Semi-automatica, perché comunque l'occhio, come dicevamo prima, per quei 10-20 minuti al giorno serve sempre comunque per andare a monitorare, capire. Poi le scelte sono incoming durante l'investimento, noi possiamo scegliere di liquidare mezza posizione, prendere profitto, possiamo capire, possiamo lavorare come meglio crediamo. La cosa importante però è avere di base, non dico tanto il take profit che può essere anche un livello ideale, quanto lo stop loss che è fondamentale, in particolar modo quando si lasciano le posizioni overnight, e quindi io mi ritrovo con delle posizioni aperte al mercato anche durante il fine settimana, perché all'apertura la domenica ci possono essere dei gap e i gap possono fare male, ok? Quindi state attenti, non dovete mettere a repentaglio il vostro capitale, è quello che ripeto sempre io, dovete cercare di tutelarvi in tutti i modi. Fermo restando, dico che i gap, purtroppo quando sono molto lunghi e ampi, mangiano anche gli stop loss, ok? Però se è uno spike, diciamo lo spike e lo stop loss lo prende in considerazione. Ci sono anche dei broker che utilizzano gli stop loss garantiti, e quindi con lo stop loss garantito anche in caso di gap si chiuderà sempre a quel determinato livello. Quindi ci sono vari strumenti, varie possibilità, ci si può interfacciare con varie situazioni importanti. Perfetto. Io entrerei nel vivo appunto della lezione per qualche minuto, così cerchiamo di capire un po' cosa sono questi strumenti di trading, quali sono le caratteristiche. Io sorvolerei appunto sulle azioni, perché vivere di dividendi è ciò di cui vi occupate poi in buona sostanza, mi sbaglio, Dome? Assolutamente sì, diciamo che diamo per scontato che sappiamo cosa sono le azioni. Esatto, diamo per scontato, insomma, in slide trovate un inciso, però in linea di massima parliamo di un canale che ha, di una community che ha perfettamente idea di cosa siano le azioni. Vi introduco tutti gli altri strumenti, ad esempio le obbligazioni. L'obbligazione nell'ambito appunto degli investimenti finanziari, che cos'è? Un titolo, come l'azione, sia l'azione che l'obbligazione sono dei titoli. Nel caso specifico dell'obbligazione è un titolo di credito, quindi che cosa significa? Significa che una società, un ente pubblico, lo Stato, ok, cosa fa? Vende parte del suo debito, ok, ad un possessore, a chi possiederà quella obbligazione, e alla scadenza dell'obbligazione stessa, le obbligazioni hanno varie scadenze, il possessore potrà esercitare il diritto di rimborso del capitale che lui ha fornito e quindi ha prestato a chi ha emesso l'obbligazione, più un interesse. Questo interesse in genere, in base poi a come è strutturata l'obbligazione, ce ne sono tante, ora sorvoliamo, avremo modo di approfondire, può essere dato alla fine appunto, quindi alla scadenza, oppure può essere conferito in cedole nel corso dell'investimento stesso. Le opzioni invece sono uno strumento di trading già più avanzato, ed è un contratto che conferisce a chi lo possiede il diritto, ma non l'obbligo, e sottolineo non l'obbligo, di comprare o vendere un sottostante, viene chiamato sottostante nelle opzioni, che può essere una materia prima, può essere un'azione, può essere un indice, ad un prezzo prestabilito. Quindi che cosa significa? Che quando io investo con le opzioni stabilisco a monte uno strike price, e dentro una data che io vado a stabilire, a fronte di un premio che pago dal momento in cui compro le opzioni. Opzione, generalmente quando si compra un'opzione sto comprando uno stock, e quindi sto comprando 100 unità, 100 barili di petrolio, 100 azioni Apple, ok? Quindi funzionano in questo modo, da questo punto di vista. E il premio sarà l'unico rischio che io dovrò andare a calcolare nel caso delle opzioni call, quindi nel caso in cui io volessi comprare azioni. Nel caso in cui volessi vendere azioni, io andrò ad incassare il premio, però potenzialmente sarò esposto a dei rischi infiniti. Questo è un concetto che meriterebbe una lezione a parte, ma sono sicuro che non mancherà occasione per poterlo approfondire anche con voi. Quindi giusto per ricapitolare, noi le opzioni le possiamo acquistare o vendere, sì, e queste ci danno diritto
di acquistare o vendere un determinato sottostante. Quindi se io compro o vendo delle opzioni sulle azioni Apple, queste mi daranno diritto di comprare o vendere quella determinata azione in un certo momento di tempo ad un certo prezzo. Allora, e ci andrò, diciamo che... sì, ci andrò a guadagnare o a perdere in funzione della differenza di prezzo tra il valore che ho, la quale io ho comprato o venduto, e il valore che avrà raggiunto l'azione in quel momento. Esatto, questo qui nel caso però delle opzioni call, che possono essere buy e sell. Io se compro un'azione, come hai ben detto, avrò il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere il titolo allo stesso prezzo, allo strike price, ok? Nonostante il prezzo della scadenza, e di guadagnare dalla differenza di prezzo. Nel caso delle put, e quindi buy put o call put, io faccio il banco, e quindi che cosa vado ad incassare? Vado ad incassare il premio. Quindi io sto vendendo un qualcosa che comprerà un'altra persona, e quindi io andrò ad incassare il premio. Il problema è che alla scadenza io avrò l'obbligo a quel punto di comprare o vendere quel sottostante. Quindi se quel sottostante si è mosso in una direzione opposta a quella che io avevo preventivato, posso perdere veramente tanti tanti soldi. Per questo motivo le opzioni sono uno strumento veramente complesso che io non consiglio mai come primo approccio ai mercati, perché si rischia di perdere veramente tutto quanto. Stesso discorso per i futures, ok? Sì, infatti i futures sono proprio i prossimi che andiamo un attimino a sottolineare, trattare, per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Molti mi hanno chiesto, o hanno cominciato anzi a comprare dei futures quando c'è stato il crollo del prezzo del petrolio, però moltissimi non sapevano effettivamente cosa stavano effettivamente facendo. Eh certo, perché poi ogni strumento, capito, c'ha le sue commissioni, ha le sue tasse che vanno pagate, ha i suoi costi, quindi bisogna stare attenti. I futures, per esempio, sono strumenti che comunque sono molto redditizi, però hanno dei costi non indifferenti. Stiamo parlando di strumenti che sono nati nell'antichità, sono forse i primi strumenti nati con la finanza, e servivano per coprire come assicurazione un potenziale raccolto. Quindi ero un coltivatore di mais, perfetto. Se ero a conoscenza del fatto che il clima freddo per quell'anno avesse potuto compromettere il raccolto di mais, e quindi potenzialmente andare a provocare una diminuzione dell'offerta, potenzialmente che cosa si faceva? Si andava a coprire quella potenziale perdita con un future. In buona sostanza, io mi aspetto che il mio raccolto quest'anno sia scarso, quindi che cosa faccio? Vado ad assicurarmi un tot quintali di mais al prezzo del momento, e quindi io mi assumo l'impegno, ok, di andare a comprare alla scadenza del future, al prezzo prefissato, quel bene che entrerà nella cosiddetta consegna, ok? Quindi dal momento in cui il future scade, io entro in possesso del bene. Ora, molti chiaramente scaricano prima, perché? Perché nel tempo i futures sono stati utilizzati come strumenti per speculare, ma inizialmente non erano assolutamente nati con questo intento. Per riportare l'esempio del mais, io alla scadenza avevo avuto un pessimo raccolto di mais, ma a me non me ne fregava assolutamente niente, perché io mi ero assicurato il prezzo a monte, quindi lo avrò comprato ad 1, oggi vale 3, io già ho guadagnato parecchio denaro. Il grano mi arriva, il mais mi arriva, io potrò rivenderlo al prezzo di mercato, quindi avrò comprato ad 1 illo tempore, quindi quando ho sottoscritto il futures, venderò a 3 dal momento in cui metto il mais sul mercato, e da qui si creavano queste speculazioni e questi guadagni. Oggi è uno strumento che viene utilizzato anche per speculare. Dopo i futures abbiamo i CFD, sono i contract for difference, si tratta di uno strumento finanziario che in buona sostanza è quello che trattano i broker che ci sono online, i più famosi ai meno famosi, bisogna anche stare attenti al broker che si sceglie, ed è uno strumento derivato. CFD è quello strumento che ci permette di poter
andare a svolgere una contrattazione con una controparte, in quel momento è il broker. E che cosa succede? Succede che i CFD mi danno la possibilità di accedere a tutti i mercati, quindi io potrò fare trading sul forex, sull'azionario, sull'obbligazionario, sulle materie prime, sull'oro, sull'argento, sulle criptovalute, anche se non è consigliabile perché sono molto costose con i CFD, però posso fare trading su tutto con delle regole standardizzate, che è ciò che andremo a vedere nel corso di queste lezioni. Poi un altro investimento che sicuramente è degno di nota e che dobbiamo annoverare fra quelli che sono gli strumenti di trading sono le criptovalute. Le criptovalute oggi, con l'avvento del Bitcoin, ma non solo, anche di Ethereum. Non ne ho mai sentito parlare di criptovalute, di Bitcoin, cos'è? Non ne hai mai sentito parlare? È una cosa nuova. Dove sei stato in questi ultimi 5-6 anni? Spero alle Canarie, da qualche parte, insomma, in una bellissima villa con i tuoi affetti più... più stretti, in isolamento. Sei andato in quarantena prima, dove? Assolutamente. Le cripto, vedi, oggi sono entrati d'impello all'interno della nostra vita e secondo me entreranno sempre di più, ok? Quello che mi sento di dirvi in questa fase è: diffidate da tutti quelli che vi telefonano a casa, che vi dicono di depositare l'affare del se, quelli sono schema Ponzi, andate a perdere il vostro denaro. Le criptovalute si acquistano sugli exchange e se si fa in maniera intelligente, dato che si può fare trading sulle criptovalute anche senza utilizzare l'effetto leva e quindi con rischi molto più bassi, si possono ottenere dei profitti molto interessanti. Gli ultimi strumenti di cui ci andiamo ad occupare sono gli exchange traded fund, noti con la sigla di ETF, che sono una particolare tipologia di fondi di investimento già diversificati che replicano un indice di riferimento, il benchmark, con interventi minimi, come riporto qui in slide. Gli ETF hanno la caratteristica di essere quotati e si tratta di strumenti a gestione passiva. Quindi che cosa significa? Che chi investe sugli ETF non deve far nulla e quindi deve soltanto affidarsi ad un ETF che fondamentalmente si sia dimostrato redditizio nel tempo e che possa garantire un determinato tot di guadagno nel corso del medio-lungo periodo, ok? Quindi questo qua per ciò che riguarda l'investimento in ETF. La cosa che voglio dirvi, appunto, per chiudere questo nostro primo episodio è che quando vi approcciate agli investimenti dovete già da subito imparare a calcolare all'interno delle vostre potenziali speculazioni delle eventuali perdite. Voi in questo momento dite: ma questo qua parla solo ed esclusivamente di perdite, non ci ha ancora parlato di profitti? Dulcis in fundo, noi andremo a parlare di profitti dal momento in cui diciamo la parte più bella. Facciamo finta che in questo momento stia leggendo un libro, godetevi quella parte come il finale di queste lezioni. Io prima è necessario andare a strutturare tutta quella strategia che ci permetterà, anche a rischio di essere ridondante, di andare a calcolare la possibilità, il rischio di perdere denaro, ma di andarli a calcolare come un professionista. Voi ricordatevi che i commercianti, gli imprenditori calcolano a monte le loro perdite. Non è il trading l'unica attività nella quale ci sono dei rischi. Anche chi ha un negozio di abbigliamento può avere dei rischi. Tutti noi hanno dei rischi, anche chi ha un ristorante può avere dei rischi. Però i professionisti, che anche in quel settore ci sono sicuramente, imparano a calcolare le perdite a monte. Quindi ricordatevi, quando fate trading, di avere già a disposizione un po' di legna a riparo per la notte. Sicuramente le perdite, ecco un consiglio che vi do io, appunto sempre in chiusura, è di calcolare le perdite come quei costi per lo sviluppo delle vostre attitudini professionali. Se una persona si iscrive in palestra perché vuole il fisico da maggio, ok, non potrà ottenerlo in 20 giorni, quindi ci sarà tutto un percorso graduale che pagherà alla palestra, pagherà al proprio personal trainer, pagherà in termini di alimentazione. Sono delle cose che si pagano per raggiungere la forma fisica desiderata. Stessa identica cosa avviene all'interno del trading. Quindi che cos'è? Formazioni, delle eventuali perdite che ci permettono di testare una strategia,
vanno calcolate come spese che ciascun investitore professionista vede come un qualcosa di positivo, perché in quel momento sta crescendo e quindi sta trasformando una sconfitta in una conquista. Quindi bisogna prestare molta attenzione a questa cosa, imparare a ritenere quelle che sono le eventuali perdite iniziali, le perdite di test, come delle vere e proprie occasioni positive per poter crescere e poter diventare sempre più profittevoli e professionali. Perfetto, per ricapitolare, se ci fai vedere le due slide fa quali sono tutti gli strumenti, quindi abbiamo rimarcato in, sì, proprio questo, abbiamo rimarcato in questo primo appuntamento appunto qual è l'importanza di non avventurarsi a fare nessun tipo di investimento o a lungo o a breve termine se non si ha una precisa strategia, esatto. Se non si conosce quello che si sta facendo. Quindi se non si hanno ben chiari quelli che sono gli obiettivi, esatto, definiti gli obiettivi, allora poi possiamo andare a scegliere quelli che sono invece gli strumenti, come appunto azioni, obbligazioni, opzioni, future, CFD, criptovalute, ETF, sono solo dei meri strumenti che però devono essere appunto secondari rispetto alla strategia che dobbiamo definire, secondari rispetto ai nostri obiettivi. Quindi è fondamentale partire con gli obiettivi, capire come li possiamo andare a raggiungere e poi in un secondo momento andare a scegliere uno o più di questi strumenti, quindi magari esatto, Facendoli lavorare eventualmente anche insieme. Certo, esatto. Sì, e soprattutto prendere gli strumenti che poi più si avvicinano al nostro, vorrei dire alla nostra personalità, quindi al nostro modo di investire, al nostro modo di fare trading eventualmente. Lo puoi dire tranquillamente. Perché al nostro modus vivendi, a quello che facciamo nella vita di tutti i giorni, è fondamentale. Non tutti gli strumenti saranno adatti sia per gli obiettivi sia per magari a livello personale, magari fare un trading su criptovalute che ha un'altissima volatilità, esatto, ma devi essere molto preparato, di essere predisposto a un determinato tipo di investimenti, di trading. Di sicuro il trading in criptovalute ha i suoi pro e i suoi contro, ma chiaramente trading in opzioni, obbligazioni e futures sicuramente sono le tre tipologie di trading che richiedono più attenzione e più approfondimento. Non sono le prime che consiglierei ad una persona che si approccia ai mercati nella maniera più assoluta, perché si rischia o di immobilizzare capitali con le obbligazioni o nella peggiore delle ipotesi si può anche perdere tutto. Le opzioni, se non si sa quello che si sta facendo, consiglio di starne lontani. I futures, anche quelli sono strumenti abbastanza rischiosi perché utilizzano la leva finanziaria, come tutti questi strumenti qua, quasi tutti questi strumenti qua. Quindi bisogna sempre prestare attenzione, della leva ne parleremo anche nel corso di queste lezioni, però attenti perché ciascuno di questi strumenti ha sicuramente un grado diverso di rischio dall'altro, che se li conosciamo, ecco, una persona si può avventurare dentro un bosco insidioso, però se si avventurasse all'interno dello stesso bosco con una mappa, quindi sapendo da dove parte e dove deve arrivare, il discorso diventa leggermente diverso. Ed è proprio quello che vogliamo fare con questi incontri, quindi fornire una mappa e magari anche una bussola per cercare, esatto, di orientarsi nel mondo degli investimenti. Quindi sono davvero curioso di andare a vedere quello che succederà nei prossimi appuntamenti, quindi di approfondire, di imparare come funzionano al meglio queste tipologie di strumenti finanziari. E mi vedo solo io, eccoci qua. No. Ci sono, eccoci qua. Bentrovati. Sono molto molto curioso di vedere appunto quello che ci sarà da imparare nei prossimi appuntamenti. Nel frattempo, chi vuole venirti a trovare può farlo sul tuo canale YouTube Elysium School. Elysium School, ci possono venire a trovare, io sono a completa disposizione. Ti do una novità, di questo qua non ne avevamo parlato con nome, però risponderò anche con il mio profilo personale ai commenti che ci saranno sotto questa lezione, chiaramente, in maniera tale che andiamo a sedare i dubbi. I nostri ragazzi e le persone che hanno la pazienza di seguire quello che noi diciamo e raccontiamo hanno bisogno di attenzione. Io ho capito questa cosa, è fondamentale. Quindi, siccome io lo attuo per il mio di canale, perché noi rispondiamo sempre a tutti i commenti, impiegandoci anche la notte, lo faremo anche su questo video in maniera tale che
li coccoliamo e avranno tutto ciò di cui hanno bisogno, sicuramente. Mi fa piacere perché anch'io ho questa politica di rispondere a tutti i commenti. Fai benissimo. Ovviamente lasciate appunto tutti i commenti e magari se volete trattare dei temi specifici scrivetelo qui sotto nei commenti, perché ovviamente avremo la possibilità con questa collaborazione di approfondire tutte le varie tematiche. Trovate, per chi volesse approfondire magari con dei corsi più specifici, più ovviamente approfonditi e verticali sulle tematiche, troverete qui sotto in descrizione i link per quanto riguarda i corsi di Elysium School, quindi potete anche lì fare delle domande per chiedere maggiori approfondimenti. Preciso che sono scontati per il canale di Dome, quindi i prezzi che voi troverete sono dedicati al canale Vivere di Dividendi. Se voi andate dal sito non trovate gli stessi prezzi, quindi trovate un tariffario che ha una scontistica proprio grazie a Domenico, perché è riservato alla sua community. Grazie mille. E grazie soprattutto di questa lezione, quindi io non vedo l'ora di avere le altre, di concludere questa miniserie di 4 puntate e poi vi anticipo già che stiamo pensando appunto di portare avanti con Sonny e tutto il suo team questa collaborazione, quindi di poter avere un appuntamento anche fisso per quanto riguarda il trading e come affrontarlo in maniera coscienziosa, diciamo così. Perché no? Sarà fantastico, una bellissima esperienza sicuramente. Perfetto, grazie Sonny per tutto quello che ci hai raccontato. Spero di essere stato chiaro. Assolutamente sì. Noi ci vediamo nel prossimo video e buon dividendo a tutti. Ciao, buon dividendo.